Come antipasto oggi prepareremo per caciocavallo alla piastra con della mortadella di suino nero, granella di pistacchio, faremo una chutney, quindi tipo una mostarda di cipolla rossa di Tropea, e non mi resta che dire andiamo ai fornelli. Iniziamo col tagliare la cipolla e andremo a fare delle fette leggermente spesse. Tagliata la nostra cipolla, prendiamo dello zucchero semolato, andiamo a metterlo nel nostro padellino, 100 grammi circa, aggiungiamo un goccio d'acqua e creiamo tipo un caramello. Quando è leggermente scuro lo zucchero, iniziamo a mettere la nostra cipolla. Aggiungiamo un pizzico di sale e continuiamo la cottura per circa 10 minuti. Una volta che è bella colorata, tiriamola via dal fuoco, puliamo bene la padella, andiamo a piastrare il nostro caciocavallo. Una volta pronto il caciocavallo possiamo iniziare già a comporre il piatto, quindi mettiamo come base una fetta di caciocavallo, la punta della lattuga, una bella fetta di mortadella bella abbondante, bella granella, poca, che poi la andremo a mettere anche alla fine, e la cipolla caramellata. Andiamo a riprendere caciocavallo, ancora della granella di pistacchio, dividiamo in due il nostro caciocavallo e il nostro piatto è pronto.